Per venire incontro agli eroi che oggi dalle 9:30 stanno seguendo la conferenza del Centro Nexa su Internet e Società, cercherò di farla breve. Però anche quest'anno, malgrado un programma della conferenza molto intenso, volevamo fare un piccolo punto della situazione riguardo le licenze Creative Commons, anche perché è un anno abbastanza particolare e proprio in questi giorni è stata rilasciata la nuova versione delle licenze, la 4.0, utilizzando questa numerazione un po' in stile software, e quindi vale la pena di dire due parole su questa ultima versione delle licenze. Per quelli che sono qui in sala e non conoscono le licenze Creative Commons, in due parole si tratta di strumenti standard che si possono associare a una qualunque opera dell'ingegno, un brano musicale, una poesia, un testo, una foto, per chiarire a tutto il mondo le libertà che si vogliono associare a quest'opera, concedendole a chiunque abbia intenzione di riutilizzarla. Le licenze Creative Commons, ad esempio, sono utilizzate come infrastruttura giuridica di Wikipedia e permettono questo ciclo di riutilizzi e aggiornamenti continui dell'enciclopedia da parte di molte persone diverse. Per quanto riguarda questa versione 4.0, la buona notizia per chiunque conosca le licenze è che per molti usi non c'è niente di nuovo. Questo era lo scopo: nessuno voleva stupire gli utilizzatori delle licenze con effetti controintuitivi. Quello che si è cercato di fare con un lavoro di 2 anni e mezzo è stato quello di rendere il testo delle licenze sempre più facile da comprendere, sempre più robusto giuridicamente, sempre più in grado di applicarsi a una vastissima gamma di contenuti che spaziano ormai a pieno titolo, dai contenuti creativi, musica, poesia, letteratura, fino alle banche di dati e a questioni come text e data mining. Quindi c'è stato un grande sforzo, diciamo, di back office per fare in modo che la versione comprensibile a chiunque delle licenze, che si riassume in una paginetta, rimanesse sempre la stessa, ma che sia in relazione a sviluppi tecnologici, sia in relazione a novità giuridiche, magari relative, ma comunque importanti, come tutto quello che riguarda il diritto sulle banche di dati in Europa, fossero integrati nella licenza e gestiti in un modo coerente e funzionale. Quindi la vera grande novità dal punto di vista dei processi che riguardano la scrittura di queste licenze, qui entriamo nella parte per i license geek presenti in sala, almeno 4-5 ci sono, quindi almeno a loro può interessare, è che finisce questo esercizio che era stato molto interessante per creare la comunità degli esperti di licenze Creative Commons, il cosiddetto porting, cioè dell'adattamento dalle licenze internazionali alle licenze dei vari paesi. Questo però non significa che si sia perso tutto questo lavoro, anzi, uno dei primi step della creazione delle licenze 4.0 è stato ritradurre in inglese tutte le licenze nazionali 3.0, per cui abbiamo rispiegato quali erano gli adattamenti che avevamo fatto per il diritto italiano, francese, indiano e che potevano ora essere integrati in un unico testo internazionale che poi sarà ritradotto, ma solo tradotto, non modificato per i vari paesi, nelle 100 e più giurisdizioni in cui c'è una filiata di Creative Commons. Tutta questa cosa sembra un po' folle, un po' lo è, però è forse un valore aggiunto dal punto di vista della qualità di questo testo rispetto al processo che c'è stato che ha sempre caratterizzato per esempio le licenze open source. Lì c'è sempre stata una licenza unica, in inglese, uguale per tutti, valida dappertutto, al limite con alcune traduzioni. Però non c'è mai fatto questo sforzo, poi risintetizzato in un testo unico, di avere delle licenze nazionali, tutte ad hoc per ogni paese, per poi cercare la nuova sintesi in un'unica licenza internazionale. Questa cosa sicuramente è stata molto intensa dal punto di vista del lavoro a monte del rilascio della licenza, perché prima ci si poteva permettere di fare un testo più o meno decoroso,
rispetto al diritto internazionale e poi dire le cose strane dei paesi se le gestiscono loro nella fase successiva, ora si è spostato tutto il dibattito a monte del momento del rilascio. E non a caso abbiamo impiegato 2 anni e mezzo a rilasciare la licenza 4.0. Il risultato però sembra sinceramente buono, nel senso che gli esperti dei vari paesi non hanno più avuto da ridire rispetto all'applicabilità di quelle licenze solo tradotte nei loro paesi. E poi l'altra novità sostanziale delle licenze 4.0 è stata l'introduzione esplicita negli oggetti della licenza, anche per la versione internazionale, che ora è l'unica, del diritto sui generi sulle banche di dati. Questo è per ora un campo che interessa particolarmente alle amministrazioni pubbliche e che interessa, non so, ai ricercatori o a chiunque altro voglia condividere un database con una licenza libera. Però è interessante dal punto di vista, diciamo, delle tendenze, degli sviluppi tecnologici, osservare che sempre più qualsiasi cosa finisca su internet è contemporaneamente testo, ma anche database, compreso un banale sito web col suo database MySQL o simili dietro di esso. Per cui sempre più contenuti comunque in qualche modo sono dentro contenitori strutturati o a loro volta contengono dati strutturati, sempre più le tecnologie ci permettono di prendere contenuti non strutturati e di estrarne significato, metriche, fare analisi dei big data, anche quando questi big data sono il flusso di tweet, quindi messaggi di testo. Quindi questa distinzione tra il testo e il dato si sta affievolendo sempre più, e una cosa può diventare l'altra in maniera sempre più fluida, per cui avere una licenza che già tiene conto di entrambe le cose e cerca di gestirle in modo uniforme probabilmente è un tentativo anche di essere già adatti a sviluppi in divenire e contemporaneamente soddisfa i requisiti di chi oggi sta condividendo dati, per esempio molte amministrazioni pubbliche che aprono i propri dati a partire qui in Piemonte dalla regione che è stata una delle prime, anzi la prima in Italia amministrazione a dotarsi di un portale open data, anche se potrebbe fare molto di più per popolarlo di dati interessanti. Però questo è un processo in divenire. Creative Commons è già parte di questo processo, ma ora può esserlo con l'ultima versione delle sue licenze e senza dover stare a costruire arzigogoli giuridici per capire se la licenza si possa o meno applicare ai dati. Sì, la licenza si può applicare ai dati, è fatta apposta anche per quelli, e quindi c'è questa semplificazione. Poi, per concludere, invece di raccontarvi le altre 50.000 piccole migliorie che ci sono nel testo, che in alcuni paesi sono novità, in altri magari non lo sono perché già erano incluse nel testo specifico di quel paese, come alcune cose sui diritti morali. La vera novità delle licenze 4.0 è che ci sono e possiamo fregarcene per i prossimi 2 o 3 anni di fare una licenza nuova, e quindi finalmente dentro Creative Commons come organizzazione potremo occuparci di far capire cos'è la licenza attuale, che per un bel po' speriamo resterà quella, e possiamo preoccuparci di convincere le persone a utilizzarla, possiamo preoccuparci di coinvolgere nella community di Creative Commons più persone. Per cui è un momento, secondo me, da festeggiare anche come un momento liberatorio di fine di un esercizio per appassionati giuristi di licenze e potenzialmente liberazione di un po' di energie per fare qualcosa di utile con queste licenze. Poi, naturalmente, anche per i giuristi comincia un bel divertimento, almeno per i loro gusti perversi, compresi i miei, di scrivere un bel po' di articoli su queste licenze, interpretarle, sezionarle, però almeno sono lì e non possiamo dire che stiamo lavorando per Creative Commons mentre ci occupiamo di licenze, non possiamo dirlo più di tanto. Penso che ora il lavoro da fare per Creative Commons sia convincere la gente ad applicare queste licenze, della roba interessante da condividere. Come spero sarà la musica che ascolteremo questa sera fino alle 10, e come sono sicuro siano già enormi quantità di contenuti online. Peraltro, l'Italia è uno dei primi paesi al mondo per uso delle licenze Creative Commons, per cui abbiamo veramente milioni di pagine con contenuti licenziati in Creative Commons su internet, per cui.
Sicuramente abbiamo molto da fare in questo campo e c'è anche una sensibilità interessante. Proprio nell'ottica di favorire questo lavoro di uso delle licenze nella vita reale, l'altra questione di cui volevamo parlare oggi non è legata alle novità delle licenze 4.0, ma a delle riflessioni su come utilizzare nella vita reale, in particolare nell'organizzare degli eventi pubblici, le licenze Creative Commons e su come farlo in Italia, compatibilmente con tutti quei vincoli che per esempio riguardano i simpatici bordereau di SIAE che sono lì sulla console e altre regole di questo genere sulla gestione collettiva dei diritti. E passo quindi la parola su questo tema a Simone Aliprandi di Copyleft Italia. Grazie Federico, grazie per l'invito. Bella anche questa cornice qua, diciamo, easy e divertente perché siamo non in una sala, in un'aula universitaria, ma in un locale, quindi tutto diventa più facile da comunicare. E è anche appunto il contesto, come giustamente hai fatto notare, in cui poi i problemi effettivamente si incontrano. Cioè, prima ho visto il DJ che stava compilando il bordereau, ho detto fammelo vedere, fa, no, ma non sto facendo. No, ho detto, anzi, noi siamo quelli che cerchiamo di ammorbidire un po' su questo argomento. Perché effettivamente ce n'è bisogno, nel senso che ciò che è emerso negli ultimi anni, grazie anche all'avvento delle licenze Creative Commons e a tutto diciamo, l'impatto anche divulgativo, e io spesso dico che le licenze Creative Commons aumentano la consapevolezza degli utenti in generale sul diritto d'autore, cioè hanno acceso delle lampadine nella testa di gente che prima pensava che il diritto d'autore fosse solo per addetti ai lavori o per addetti ai lavori di un certo livello e non per gli amatori e per un livello più appunto amatoriale. Invece, grazie alle licenze Creative Commons e a tutto il dibattito che è nato attorno, e quindi grazie anche al lavoro nostro, le mailing list, i gruppi Facebook, questi tipi di attività, questi temi sono entrati nella discussione anche appunto alle 8 di sera in un locale dove si fa intrattenimento. Questo secondo me è un grosso punto di forza. E appunto uno di questi temi è proprio quello far incastrare tutto il sistema Creative Commons con l'apparato burocratico e iperburocratico, direi, della gestione SIAE. E il problema c'è ed è sostanzioso e sostanziale, perché tempo fa, per quanto riguarda diciamo, la possibilità di adottare licenze Creative Commons da parte degli autori iscritti SIAE, si era aperto il famoso tavolo della trattativa tra il gruppo di lavoro Creative Commons e qualcuno presso SIAE, cosa che poi è stata, come sappiamo, un po' abbandonata perché ci sono state probabilmente in SIAE urgenze più urgenti, oppure anche semplicemente il non interesse di approfondire il tema. E in questi ultimi mesi, grazie anche appunto all'iniziativa di musicisti, quindi non dall'alto delle aule universitarie, dei nostri gruppi di ricerca, delle nostre mailing list, ma da parte di alcuni musicisti si è cominciato a muovere e a diffondere questo dubbio, no? Ma come possiamo far convivere il licenziamento delle nostre opere come musicisti o come DJ con licenza Creative Commons e la gestione SIAE e tutto l'apparato burocratico di SIAE che invece non contempla questa ipotesi? Cioè nei regolamenti SIAE, nella normativa di SIAE, in generale quindi la normativa sul diritto d'autore italiana, non c'è l'opzione Creative Commons. E quindi questa cosa, Creative Commons e poi in generale licenze, noi diciamo Creative Commons perché sono le più note e perché siamo all'evento Creative Commons, ovviamente il problema si pone anche in tutte le altre licenze che hanno, diciamo, lo stesso effetto, cioè l'effetto di applicare un regime di diritto d'autore più libero rispetto allo standard. Quindi siamo arrivati fino a 10 anni fa con un sistema che aveva due opzioni, o pubblico dominio, cioè quindi i diritti sono scaduti, quindi puoi fare sostanzialmente quello che vuoi, oppure i diritti sono di qualcuno e quindi se sono di qualcuno ci vuole un ente che si occupi della gestione di questi diritti e del controllo. Il fatto che ci sia questa terza opzione mette in crisi coloro che hanno architettato e per anni hanno gestito il sistema SIAE, appunto il sistema di gestione collettiva. E appunto, raccontando un po' di storia, è successo che qualche mese fa alcuni musicisti, uno in particolare, ha iniziato a, diciamo, fare una questione di principio nei confronti di SIAE, una SIAE locale, perché lui è un musicista che rilasciava tutta musica in Creative Commons e non voleva avere
a che fare con questioni tipo il bordereau, tipo le autorizzazioni che si devono chiedere a SIAE nel momento in cui si organizza una serata di intrattenimento con accompagnamento musicale. E allora è iniziato, diciamo aiutato anche da un legale, da un'amica legale, un avvocato, a cercare di interagire con le sedi locali SIAE per trovare questa terza opzione. Ok, io sono un musicista che ha sposato questa nuova forma di gestione del diritto d'autore, spiegatemi cosa devo fare per cercare di far convivere le due cose. E da lì è emerso il problema che non si riesce a fare, cioè SIAE non prevede questa terza opzione e quindi si crea una sorta di disorientamento nei confronti dei vari incaricati SIAE locali, i quali, forse qualcuno non lo sa, soprattutto nelle piccole città, non sono dei effettivi dipendenti di SIAE, è gente che ha un rapporto di mandato con la SIAE, quindi anche a livello banalmente di competenze e di formazione non sono tenuti a conoscere tutto l'apparato del diritto d'autore, ad esempio il nuovo mondo delle licenze Creative Commons, e quindi spesso ti scontri anche con questo banale problema di mancanza di informazioni, nel senso che loro hanno applicato delle prassi per 15 anni dove l'opzione Creative Commons non c'era e adesso arriva uno che pretende invece di trovare una soluzione, questi si trovano disorientati. Cosa succede? A questo punto chiedono alla sede centrale, che solitamente è quella regionale per la Lombardia. Io sono di Lodi, quindi sono di una piccola città lombarda, la nostra sede di riferimento è Milano, quindi quando ci sono cose un po' più importanti, dei biglietti per i teatri, per le feste, per i locali. E il problema però è lì, cioè i vari musicisti, i vari organizzatori di locali, ad esempio come stasera un organizzatore che organizza un evento di sola musica Creative Commons si trova a dover interagire, a interfacciarsi con la SIAE locale. Qua siamo a Torino, quindi insomma abbiamo a che fare con una SIAE che ha tutte le competenze. Se fossimo in una cittadina qua vicino, probabilmente avremmo a che fare con un ufficio formato da un'unica persona, la quale deve gestire questo problema e non ha le informazioni sufficienti, la preparazione sufficiente per poter risolvere la questione. Perché? Perché poi, andando a verificare anche noi avvocati, ci accorgiamo che l'apparato normativo che c'è dietro non è effettivamente chiaro. E quindi tutto si basa non tanto su norme giuridiche chiare, ma su prassi che si sono anni e anni, in anni e anni, radicate, e che è difficilissimo poi sradicare semplicemente per la richiesta da parte di un DJ, un musicista, un organizzatore del locale, perché quando sei uno, sei due, la prima opzione è questo qua, è pensare che questo qua sia un rompiscatole, uno che abbia particolari pretese. Il fatto è che pian piano il dibattito si è allargato e non è più solo un musicista o un DJ che va a chiedere alle sedi SIAE, sono diventati molti di più, anche appunto grazie al lavoro di divulgazione che abbiamo fatto sulle mailing list, sui gruppi Facebook, su Twitter. E quindi il problema sta diventando veramente urgente. Addirittura si è occupato della questione un parlamentare, no? Che è Stefano Quintarelli, il quale ha scritto una lettera pubblica, una lettera aperta a SIAE, pubblicata poi sul suo blog e rimbalzata da vari altri siti, in cui sostanzialmente chiedeva di fare chiarezza su cosa si debba fare per gestire questa situazione di non aderenza alle prassi SIAE. E la risposta o non c'è stata o è stata molto molto evasiva. Perché? Perché ovviamente l'interesse da parte di SIAE, che tutela un grosso centro di interessi commerciali, è quella di mantenere l'esistente, cioè di continuare a considerare che l'opera o è tutelata o non è tutelata. Quindi se è tutelata e le opere con licenza Creative Commons sono comunque tutelate. È uno dei grossi equivoci sulle mailing list. La prima domanda che fa il musicista neo approcciato a questo mondo è: ah, io vorrei tutelare la mia opera con licenza Creative Commons, spiegatemi come si fa. E la prima cosa che noi spieghiamo in lista è: guarda che non la stai tutelando con la licenza Creative Commons, la tutela ce l'hai perché il diritto d'autore prevede che tu ce l'abbia, cioè il diritto d'autore si applica automaticamente alla tua opera e tu devi applicare la licenza solo perché vuoi gestire questi tuoi diritti in un modo più elastico e più innovativo e più adatto al mondo di internet. Quindi è un altro problema. E questo per sottolineare che un'opera sotto licenza Creative Commons è comunque tutelata, quindi nella vecchia nomenclatura, nelle vecchie categorie SIAE, rientra nelle opere ancora tutelate.
i cui diritti però sono gestiti in un modo libero, quindi è un'opera ancora tutelata che però si comporta come un'opera non del tutto tutelata, quindi è una via di mezzo strana che difficilmente si riesce a inquadrare nelle prassi, quindi il problema è aperto. Andando ancora più a fondo, il problema dove si legge, soprattutto legato alla questione del bordereau siae, cioè qual è la norma che obbliga un gestore di locale, o comunque chiunque organizza un evento dove c'è musica, che sia musica suonata da riproduzione di dischi o musica suonata dal vivo, a compilare appunto questo documento che volgarmente viene chiamato bordereau e tecnicamente noi giuristi chiamiamo programma musicale. La norma è l'articolo 51 del regolamento attuativo della legge sul diritto d'autore. Lo so, scusate, stiamo entrando nella parte noiosa, però così capite effettivamente. Allora, già il fatto che la norma sia nel regolamento attuativo vuol dire che è una norma, non, io sono un teorico, filosofo teorico del diritto, ci fa capire che non è una norma primaria, cioè è una norma che deve attuare un'altra norma. Beh, morale, questo musicista, grazie all'aiuto di un legale e anche all'appoggio della community, scopre che la norma che obbliga a compilare il bordereau è ancora scritta nel corpus normativo italiano, che è questo articolo 51, ma è attuazione di una norma che invece è stata abrogata nel 1997. E lì noi giuristi iniziamo a... Esatto, comincia a venire un po' di acquolina in bocca e dire oh, qua c'è trippa. E allora lì arrivano gli articoli sui blog, i commenti, la gente che dice no, assolutamente no, perché se la norma è ancora scritta vuol dire che da qualche parte è ancora in vigore. Vabbè, morale, se la norma è scritta in un atto normativo, è ancora vigente, cioè dobbiamo ancora rispettarla pienamente o possiamo considerarla come abrogata perché è abrogata la sua norma primaria? Non c'è una risposta a questa domanda. Perché? Perché andando ad approfondire la teoria generale del diritto scopriamo che esiste quella che si chiama abrogazione implicita di una norma, ed è l'abrogazione che avviene quando una norma non viene espressamente abrogata dal legislatore, cioè non c'è un decreto che dica, una legge che dica questo articolo non è più in vigore, ma la sua abrogazione la si può dedurre dalla ricostruzione del quadro normativo che ci sta dietro. E secondo il mio parere, secondo il parere di altri giuristi, poi qua ce ne sono altri, se voglio intervenire ben venga, perché è un tema molto molto aperto. Secondo la mia interpretazione è chiaro, perché è una norma che si autodefinisce come attuazione dell'articolo di alcuni articoli della legge sul diritto d'autore che sono palesemente abrogati, e quindi mi spiace, ma quella norma, anche se parla di un tema che effettivamente è generale, quello della compilazione del programma musicale, però la norma è stata infilata in un capo di questo decreto che si riferisce ad un articolo che è palesemente abrogato nel 97, tra l'altro, noi parliamo di 16 anni fa. In 16 anni voi direte, beh, caspita, in 16 anni ci saranno state delle sentenze, qualcosa che ha già chiarito la questione, no? Ahimè no, sentenze no. Perché? Perché è un tema, uno, molto di nicchia, e due, come dicevo prima ai colleghi avvocati, in cui è molto difficile che si crei del contenzioso vero. Perché? Perché nella maggior parte dei casi si risolve la questione pagando un forfè. Il forfè, cioè un locale, un piccolo locale, può risolvere la questione pagando versando un forfè che a volte si aggira ai 80 euro, 90 euro, 100 euro. Quindi capite che nessuno andrebbe a fare una causa di fronte a un giudice per una cifra così piccola. Nella maggior parte dei casi conviene ingoiare il boccone, farsi una ragione, pagare questo forfè e avere la certezza che nessuno verrà nel locale a farmi storie. Questa è la soluzione poi concreta, no? Cioè quando ci troviamo nel paesello di pochi abitanti dove l'ispettore SIAE alla sera ha di meglio da fare, dice vabbè dai, se tu mi versi questo forfè io ti garantisco che domani non vengo a farti il controllo, non ti preoccupare. E quindi il gestore del locale, l'organizzatore dell'evento, nella maggior parte dei casi si fa andare bene questa soluzione perché sa che è quella che gli crea meno problemi nel complesso. Però al giurista, che soprattutto al giurista teorico che vive e passa le notti pensando proprio alle questioni di principio, questa cosa qui non va molto giù e non ne siamo riusciti molto bene, non ne siamo usciti ancora bene, perché il problema dell'abrogazione implicita è proprio quello. L'abrogazione implicita si può dare per certa quando effettivamente c'è giurisprudenza, cioè i giudici hanno chiarito che quella norma non la ritengono più applicabile, no? Quindi nel momento in cui ci sono due o tre casi giurisprudenziali di un certo peso e abbastanza importanti,
che hanno disapplicato quella norma, allora io come avvocato, se arriva il cliente e mi chiede, l'avvocato me lo metterebbe per iscritto che questa norma è abrogata, gli posso dire sì, vada tranquillo perché le posso citare questi 3 o 4 casi. Ad oggi, in assenza di questi 3-4 casi, ci troviamo di fronte a questo impasse, per cui la norma primaria è abrogata, la norma secondaria, attuazione di quella primaria abrogata, è in realtà ancora in vigore formalmente, e quindi finché non c'è qualcuno che fa scattare la molla del caso giurisprudenziale, difficilmente avremo la certezza. Cos'è successo? Che però, avendo diffuso questa notizia, per cui insomma ci sarebbe una norma abrogata che regge tutto il sistema, qualcuno ha cominciato a reagire in modo anche brusco. Io conosco alcuni gestori di locali, di associazioni tipo circoli ricreativi, che anche loro hanno lo stesso problema della gestione del bordello SIA, i quali, letta un po' la documentazione che noi abbiamo prodotto e gli articoli che sono girati su questo tema, hanno detto che noi per principio allora devo, perché lo fate, però come avvocato vi dovrei dire di non farlo, cioè se voi foste i miei clienti vi dovrei dire no, fate attenzione perché l'ispettore SIAE ha un potere comunque di pubblico ufficiale, ha un ruolo di pubblico ufficiale, quindi può comunque venire a fare un controllo. E loro mi hanno risposto, vengano e noi spiegheremo qual è la nostra posizione, se vogliono farci un verbale, farci una sanzione, e ne prenderemo atto e decideremo cosa fare. Quindi forse prima o poi, se questa reazione un po' oltranzista da parte di alcuni locali continua, può essere che un caso prima o poi giurisprudenziale arrivi, perché se fanno i verbali poi queste sanzioni amministrative vanno impugnate di fronte al giudice, allora si inizierà a discutere. C'è un'altra soluzione però, che è un po' meno traumatica, che il legislatore decide di mettere ordine, cioè che qualcuno faccia un disegno di legge che dica ok, l'apparato normativo su questo tema non è molto chiaro, allora interveniamo per chiarirlo. Non è così difficile da fare, eppure pare che la legge sul diritto d'autore sia una di quelle norme, non so, che si può adorare ma non si può toccare. Non riesco a capire perché. Facevo l'esempio in un articolo recente del famoso principio dell'open by default, no, di cui abbiamo parlato, che in realtà è stato infilato nel nostro sistema giuridico all'interno del CAD, quindi passando attraverso una norma di carattere amministrativo, ma che è palesemente una norma che va a toccare i principi del diritto d'autore. Ebbene, e poi naturalmente tu hai un'impugnatura del microfono più adatta al locale, perché il giro del bello, okay. Però su questo tema il tabù della legge sul diritto d'autore, nel caso che citava Simone, sulla apertura automatica dei dati del settore pubblico, c'è stata una proposta, peraltro scritta da persone del centro Nexa e portata negli uffici dei ministri Profumo e Passera del governo Monti, da quei giovani del gruppo di lavoro sull'agenda digitale che Profumo aveva portato con sé a Roma, tra cui Lorenzo Benussi qua di Torino. Quindi c'era l'emendamento alla legge sul diritto d'autore, aggiungiamo un comma all'articolo 5 della legge sul diritto d'autore, secondo comma dell'articolo 5, che dice e che chiarisce che non c'è bisogno di fare tante chiacchiere, i documenti, non solo gli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni, ma tutti i documenti, dati, eccetera, eccetera, prodotti dalle pubbliche amministrazioni o che le pubbliche amministrazioni acquisiscono, sono in pubblico dominio, punto, come succede negli Stati Uniti per il copyright del governo federale, che non esiste, perché nella legge sul copyright c'è scritto che non c'è e che è tutto in pubblico dominio. Quindi quella era una semplificazione. Bene, convinti tutti i ministri, si arriva all'ufficio della presidenza del consiglio e l'alta burocrazia amministrativa, senza fare nome e cognome, ci si può arrivare molto vicino, in particolare nella persona di funzionari vicini al non più cavaliere Berlusconi, dice questa roba qua
non passa, cioè io vi blocco tutta la il decreto sull'agenda digitale se c'è dentro una norma che tocca il diritto d'autore. Quindi vabbè, noi in realtà lo sapevamo già che sarebbe successo, quindi avevamo il piano B, va bene, è morto l'emendamento sul copyright, passando sul ponte fatto dal suo cadavere arriva l'emendamento al CAD e otteniamo un risultato simile con una legge diversa da quella sul diritto d'autore. Però il tabù è di questo livello, per una stupidaggine in un certo senso, perché a SIAE e dintorni dei diritti sull'informazione del settore pubblico non ne può fregare di meno, detto in maniera scientifica. Però il fatto di toccare la legge sul diritto d'autore era così grave da far dire a chi rappresentava in quel momento quelle istanze: guardate, se toccate sta roba qua, noi vi blocchiamo un decreto che non c'entra niente appunto col diritto d'autore, o poco, che era il decreto, diciamo, sull'agenda digitale. Per cui ecco, il tabù c'è, è molto forte, e c'è anche c'è sia con i governi politici che con quelli tecnici, è una roba che sembra difficile da scalfire. Ti ringrazio perché l'avevo intuita che era così la storia, ma adesso finalmente ce l'hai raccontata bene. Non sapevo che era a questo livello, però peccato, perché in realtà è quello che sta succedendo ancora in questi giorni con il regolamento dell'Agicom, il famoso regolamento cioè, anche lì vogliono andare a toccare il diritto d'autore, invece di andare a toccare la legge vanno a aggiungere un regolamento il quale si autodefinisce come attuazione di un decreto che parla di commercio elettronico, quindi non necessariamente di diritto d'autore. Quindi boh, non lo so, c'è veramente questo tabù, e poi si creano, però almeno lì sempre da teorico del diritto, si creano quelle antinomie normative, cioè aggiungere norme senza correggere quelle precedenti non è sempre una soluzione. Anzi, se fossimo in un ordinamento di common law, la tendenza sarebbe quella di eliminare norme, averne di meno per poter lasciare più potere, lasciare maggior libertà alla giurisprudenza per interpretare e regolamentare i casi specifici. Noi invece no, abbiamo purtroppo, per fortuna a seconda dei casi, la cultura inversa, per cui dobbiamo regolamentare ogni singola fattispecie con regolamenti, decreti, norme locali, e poi però ci troviamo a un apparato normativo che va in contraddizione, perché questo è quello che succede. Adesso abbiamo, per quanto riguarda il Border Law, una norma che dice, diciamolo perché adesso non so se sia arrivato chiaro il messaggio, l'articolo 51 di questo regolamento attuativo dice che chiunque organizza eventi che hanno, diciamo, eventi di intrattenimento rivolti al pubblico con musica è tenuto comunque senza diciamo eccezioni a compilare il cosiddetto programma musicale. E questo cosa comporta? Comporta che appunto si debba compilare il programma musicale anche quando si suona musica di pubblico dominio, ad esempio. Suono la banda del paese che suona brani di musica classica, deve comunque compilarlo, compilandolo, mettendo i nomi degli autori, Giuseppe Verdi, Puccini, l'ispettore SIAE verifica che sono tutti brani di musica di pubblico dominio, quindi dove non c'è nessun tipo di gestione di diritti SIAE, e quindi non fa pagare nulla. Al contrario, organizza un evento in cui suono musica tutelata tuttora, non so, i Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson, compilo il Border Law, indico i nomi delle canzoni, degli autori e dei titoli delle canzoni, l'ispettore SIAE verifica i titoli, vede che ho suonato Michael Jackson e i Beatles e mi fa pagare la quota di diritti d'autore, che poi viene ripartita secondo dei criteri che vi lascio scoprire con la vostra massima curiosità, dei criteri statistici, per cui vabbè, in teoria dovrebbe arrivare al signor Paul McCartney, al signor quanto dovuto per l'esecuzione del loro brano in quella serata. Ma se questi brani sono in licenza Creative Commons, rimane sempre quella terza via che non si sa come incasellare. Ovviamente le licenze, basta leggere le licenze Creative Commons, le licenze Creative Commons hanno di default, cioè in tutte e sei le licenze, la libertà di eseguire in pubblico l'opera. E quindi, se anche non sono opere di pubblico dominio, di fatto, per quanto riguarda la gestione SIAE, sono opere che sono liberamente eseguibili, liberamente suonabili, recitabili in pubblico. Quindi la SIAE su quelle opere non ha nulla
da pretendere, perché c'è la licenza apposta a priori dall'autore o comunque dal suo titolare dei diritti, che dice che su quel diritto non c'è nessun tipo di controllo, cioè è la licenza stessa che dice a tutti i potenziali licenziatari, cioè al pubblico, che si può fare quell'uso liberamente. E quindi perché la SIAE deve farmi compilare un bordereau? Perché devo scrivere? La risposta di SIAE fino ad ora è sempre stata: perché noi non abbiamo altro modo di sapere che tu hai fatto Michael Jackson, Giuseppe Verdi, oppure una cosa con licenza Creative Commons. Quindi tu scrivicelo nel bordereau e noi, sulla base di quello che tu hai scritto nel bordereau, ti diciamo se devi pagare o meno. Però permettetemi, questo al giorno d'oggi sembra un po' troppo, cioè nel senso, è il classico approccio per cui si dà per scontato che chi organizza musica debba per forza, per chi organizza eventi di musica debba più o meno in qualche modo andare a toccare il terreno di competenza di SIAE, no? Cioè sai, se tu organizzi un evento di musica dal vivo, su 20 brani non ci credo che non ne fai passare dentro uno che è tutelato dalla SIAE. Allora, partendo da questa presunzione, io comunque ti faccio compilare il bordereau. Poi eventualmente farò delle verifiche e se verifico che effettivamente non hai suonato nulla di competenza SIAE, ti ridò indietro i soldi. Perché? Perché i soldi li versate, nella maggior parte dei casi, con un deposito in anticipo. È questo che fa scattare la molla nei musicisti, che ma caspita, io faccio un evento di beneficenza, nessuno guadagna, anzi ci smeniamo dei soldi nostri, la musica che suoniamo è nostra, e addirittura rilasciata con licenza Creative Commons, quindi se uno viene e mi registra col cellulare, a me fa solamente piacere perché lui la può riutilizzare. Che senso ha che io debba versare in anticipo un deposito SIAE e che debba perdere mezz'ora di tempo, dopo vediamo il DJ quanto ci ha messo, perché è una scocciatura, perché il bordereau va compilato rigorosamente a mano su un modulo originale che viene fornito da SIAE, no, forse adesso hanno avviato la parte sul sito in cui si può compilare online, adesso è una cosa recentissima, però è comunque una perdita di tempo in cui io devo dimostrare che in realtà non ho toccato il diritto d'autore o comunque non ho incrociato i diritti d'autore di qualcuno. Alcuni, appunto, alcuni gestori di locali o di associazioni culturali dicono no, noi vogliamo che sia l'approccio inverso, cioè che siano loro a dimostrare, a venire a controllare durante la serata che io ho fatto effettivamente degli usi di musica tutelata, perché io nel mio locale faccio sempre solo musica o di pubblico dominio o in licenza Creative Commons, e quindi si crea questo scontro. Non ne siamo usciti perché appunto anche con l'intervento di un parlamentare che ha scritto una lettera aperta al direttore generale di SIAE, la risposta non è stata pubblicata, a me è stata comunicata diciamo privatamente. Vi posso solo dire che insomma, secondo loro quella norma è palesemente in vigore, e quindi ad oggi, secondo SIAE, in qualunque ufficio voi andiate, troverete avrete la risposta che per cui dovete comunque compilare il bordereau anche se state suonando o musica di pubblico dominio o musica in licenza Creative Commons, e che la verifica verrà fatta successivamente dall'ispettore SIAE oppure da quando ci sono casi di particolare incertezza alla sede regionale centrale, il che comporta spesso molto tempo. Cioè se voi avete versato un deposito cauzionale, a volte per avere indietro i soldi può passare un po' di tempo, a volte anche dei mesi, e questa cosa appunto in un mondo come quello di oggi, in cui c'è veramente tantissima musica che si può utilizzare perché è licenziata con licenza Creative Commons, non si capisce quale sia la ratio di questo sistema, quando esistono anche applicazioni banali come Shazam, o in cui chiunque può andare in un locale, un ispettore, e fare una verifica dal vivo. Il fatto che vorrebbe dire costringerli ad andare in giro effettivamente tutte le sere a verificare nei locali, che diventa veramente dispendioso. Il problema è oggettivamente aperto, nel senso che la mia teoria è quella che questa norma sia abrogata implicitamente e che il bordereau non sia più obbligatorio, però c'è un ampio rischio, un alto rischio, che nel caso di un controllo da parte dell'ispettore SIAE comunque venga fatto un verbale, quindi il pericolo c'è. Il verbale poi andrebbe contestato alla luce dei ragionamenti e delle deduzioni di carattere teorico e giuridico che abbiamo fatto e che verranno scritte anche in un vademecum che stiamo redigendo insieme appunto a già Claudio, sta tessendo le fila di questo lavoro. Cioè stiamo cercando di scrivere un piccolo manualetto vademecum, non teorico ma pratico, in cui si spiega a un gestore di locale che fa musica
quasi sempre unicamente Creative Commons, cosa, come si deve comportare in questi casi. Cosa ci scriveremo nel vademecum non lo sappiamo ancora bene, perché appunto ci sono questi dubbi, però cercheremo di dare almeno delle indicazioni. Una cosa importante è che questo dibattito, in alcuni gruppi, ad esempio in alcuni gruppi Facebook, forse un po' troppo acceso, nel senso, esistono dei gruppi tipo aboliamo la SIAE, la SIAE è il male, che sono, sono simpatici perché in effetti fanno passare un sacco di informazioni, però ovviamente stigmatizzano eccessivamente il ruolo di un ente che, nel bene o nel male, insomma, serve, perché per chi vive di diritto d'autore, soprattutto per chi vive di musica suonata o, o di brani recitati, la gestione collettiva SIAE è ancora importante. Però comunque è nato il dibattito e questo ha fatto emergere un'informazione importante che non tutti sapevano, che comunque è già possibile con un'autocertificazione dichiarare che i brani suonati quella serata sono diciamo fuori dalla gestione SIAE. Qual è la questione di fondo? È che essendo le sedi SIAE sostanzialmente indipendenti l'una dall'altra, cioè più che indipendenti, applicando delle prassi spesso diverse l'una dall'altra, non abbiamo la certezza che il nostro che l'ispettore di Lodi rispetto all'ispettore di Firenze ci dica che va bene. Sui siti, sono stati nelle varie, in questi gruppi, nelle mailing list, ad esempio sul sito di Patamu, che è un sistema di marcatura temporale per le opere, per difendere l'opera dal plagio, si è fatto un po' contenitore di questo dibattito, e su lì trovate ad esempio la spiegazione di cosa dovete, di come dovete scrivere questa lettera, questa specie di autocertificazione, di autodichiarazione, in cui sostanzialmente dichiarate e confermate che come organizzatore del locale non programmerete, non metterete musica in gestione SIAE. Lì c'è spiegato, sul sito SIAE, sul sito diciamo di SIAE.it, quindi sito centrale SIAE, questa ipotesi è aperta, ma non è detto che i singoli responsabili SIAE accettino e capiscano questo tema. Quindi bisogna munirsi di pazienza e di voglia di un po' di scontrarsi per cercare di superare il problema. Ripeto, ciò che è più auspicabile è che arrivi finalmente un intervento legislativo che risolva i dubbi, cioè che sistemi la questione, però visto questo tabù la vedo un po' che poi lì in realtà non sarebbe neanche intervenire sulla legge, sul diritto d'autore, sarebbe intervenire sul regolamento attuativo, però se ho capito bene è una questione di, dimmi se sbaglio, di competenze tra ministri, no? Cioè il CAD è sempre stato competenza delle funzione pubblica e innovazione, diritto d'autore è sempre stata competenza del Ministero Beni Culturali, cultura e attività, beni e attività culturali, e lì probabilmente ci sono degli equilibri a noi non noti, per cui toccare un comma, aggiungere un comma all'articolo 5, l'articolo 5 è l'articolo che abbiamo detto prima, che pone una situazione di pubblico dominio sugli atti delle pubbliche amministrazioni, gli atti ufficiali delle pubbliche amministrazioni. Altra norma su cui non c'è consenso unanime, tra l'altro, perché per come è scritta solo i testi degli atti ufficiali. Il giurista che è in te, dai. Scusatemi. No, niente, questo è quanto, quindi spero che adesso andiate a casa con qualche lampadina in più accesa, e lo so che purtroppo in una situazione del genere è difficile approfondire nel dettaglio, se bisogna fare le slide per farvi leggere le norme, però veramente in rete basta mettere Bordereau SIAE e vi trovate un bel po' di roba anche divertente, di gente che spiega come si è scontrata con questa realtà e come l'ha risolta o purtroppo non l'ha risolta. Grazie. Grazie mille a Simone. Sulla questione del Bordereau e Creative Commons, se no restiamo in attesa del nostro vademecum, come sottotitolo avrà come farsi fare un verbale della SIAE, e questo potrebbe essere il primo passo per chiarire un po' meglio questa vicenda. Peraltro stasera i brani in Creative Commons ci sono sul Bordereau oppure no? Ma non lo so, no, non li hai messi. Bene, ok. Bene, bene. No, anche perché il discorso è quello che se anche li mettiamo i brani in Creative Commons sul Bordereau, quando il Bordereau arriva dall'altra parte non servono a nulla. Cioè, il Bordereau serve, per, come ho detto prima, per
dividere questi diritti alle persone che sono titolari dei diritti. Ma se queste persone non risultano nel database della SIAE, possiamo mettere tutti i nomi Pinco, Pallino, non cambia nulla. Sì, questa sera si faceva comunque per altre cose, per cui non è... Sì, no, esatto. Ovviamente il bordereau loro ha un'altra funzione, perché c'è anche un gruppo musicale che suona, che ha dei brani. Cioè, il problema è quando si... Quando voi siete iscritti SIAE, ecco, no, voi sarebbe una bella esperienza. No. Voi non venite. Però la cosa più incuriosisce è che io non sono iscritta SIAE per volontà. Esatto. I nostri pezzi non sono iscritti SIAE. Ma il locale, ma il locale lo deve copiare. Esatto, nel senso, ecco, adesso lo dico perché. Nel... Tu scrivere il fatto che io non, per scelta, non sono iscritta alla SIAE, esatto, per il famoso foglietto che dice che è una cosa da compilare perché alcuni locali lo sanno. Quindi dichiaro di non essere iscritto alla SIAE, perché probabilmente avranno degli iscritti molto bene, non qua, in altre situazioni però. E poi contro tutto il lato dal vivo c'è anche la cosa dei CD con gli SIAE, bla bla bla. Sì, sì, ah, gli si apre un altro. Però ecco, l'esperienza della band che deve suonare questa sera, che dicono, loro non usano, a quanto ho capito, licenza Creative Commons, ma comunque non sono iscritti SIAE, quindi anche scrivere i vostri brani sul bordereau a poco serve, perché comunque a voi non tornerebbe nulla da parte, quindi colui che dall'altra parte legge al bordereau, per lui sarebbero XXX, cioè sono dei nomi e dei titoli che a nulla servono. E quindi... qualcosa non funziona in questo sistema, cioè bisogna probabilmente ripensarlo interamente e capire che il bordereau ha senso unicamente quando c'è utilizzo di opere in gestione SIAE, quindi non solo tutelate dal diritto d'autore, ma in gestione SIAE, perché i vostri brani sono comunque tutelati dal diritto d'autore, perché voi avete diritto d'autore sui vostri brani, li scrivete, non li rilasciate con Creative Commons, però avete fatto la scelta di non iscrivervi alla SIAE. E quindi di non delegare la gestione dei vostri diritti ad un altro, ad un ente come SIAE, un ente associativo come SIAE. Questa ipotesi, appunto, non è contemplata nell'attuale sistema. E quindi vi si tende a trattarli come o bianchi o neri. Ci sono una serie di grigi in mezzo che andrebbero contemplati. Cioè, questo è il senso, diciamo, di questa serata, credo. Grazie. Ah, prego, prego, ma vuoi venire a dire al microfono così? Il più plausibile è ovviamente quello in cui, per esempio, un DJ suonerà brani misti, cioè sì, SIAE, Creative Commons e dominio pubblico. Ovviamente immagino questo non sia ancora contemplato. No, ecco, allora, l'ipotesi è... Revisione lo dico... della direttiva europea sul... La nuova direttiva, già, è vero. C'è un articolo per cui per soli fini non commerciali si può utilizzare una licenza per... Cioè gli autori possono ritornare a gestire in proprio parte del loro repertorio con licenza, però quello... solo per fini non commerciali. È una proposta di direttiva. No, ok, però per rispondere, cioè, lì è il classico caso in cui bisogna vedere, nel senso che se un DJ su 40 brani che fa passare ce ne sono 5 o 6 che comunque sono in gestione SIAE, è chiaro che la SIAE su quelli ha tutto il diritto. Il problema sono quei locali che invece per scelta dicono noi facciamo solo musica Creative Commons, DJ che fanno io passo solo musica Creative Commons, radio, ci sono le radio web, che una marea, che fanno solo musica Creative Commons eppure hanno scocciature spesso con la SIAE per fargli capire questa cosa, e quindi bisogna in qualche modo uscirne. C'è anche un'altra situazione poi che è abbastanza interessante, abbastanza comune e va nell'ottica della coesistenza di diversi modelli. Ci sono autori che sono iscritti alla SIAE e che già usano o vorrebbero già usano in violazione del mandato SIAE o vorrebbero utilizzare, se potessero legalmente farlo, anche le licenze Creative Commons in certi casi. Per esempio ci sono un sacco di progetti magari no profit o comunque che usano l'online in qualche modo, che mescolano contenuti di diverso tipo, che già sono in Creative Commons, che magari chiedono all'autore anche noto, anche che magari è iscritto a SIAE e vuole restare iscritto perché ha anche un reddito che viene dalle royalties, di fare un brano in Creative Commons, e l'autore, nell'ambito di un mix di strategie in cui c'è anche la condivisione completa magari di qualche pezzo, decide di utilizzare una licenza Creative Commons. Questo attualmente non si può fare perché SIAE ti dice tu mi dai il mandato di gestire tutto il tuo repertorio e finché sei membro SIAE io lo gestisco in esclusiva, nemmeno tu autore puoi farlo. Altra cosa poi, ulteriore sfumatura interessante, è l'autore che usa Creative Commons e per alcune o tutte le sue opere usa Creative Commons non commerciale, quindi dice ok, quest'opera si può far circolare per qualsiasi fine, si può eseguire senza problemi, quest'altra si può far circolare ed eseguire senza problemi per finalità non commerciali, quindi nella serata di beneficenza, nella cosa della parrocchia, ok, bene,
Però se tu lo fai in una serata, anche al limite come questa, in un locale che comunque ha delle consumazioni a pagamento, allora mi tratti come un normale iscritto SIAE, come un brano registrato. Questa è un'altra roba che non si può fare, e però qui sembra esserci lo spazio interessante di manovra che potrebbe essere aperto da una direttiva europea in fase di scrittura, e effettivamente i piloti che sono stati fatti in giro per l'Europa in molti paesi, e anche il discorso che si era fatto in Italia con SIAE, che era già bello scritto e solo in un cassetto a impolverarsi, prevedeva proprio questo, che ci fossero, se non degli iscritti SIAE, dei mandatari speciali che dicevano: io un po' di musica la faccio con licenza non commerciale, un po' con licenza diciamo più aperta, tipo attribuzione. Tu SIAE mi gestisci la musica che ha licenza non commerciale in tutti quei casi in cui effettivamente c'è un uso in un contesto commerciale, vai e mi fai la gestione collettiva solo per quei casi lì. Quindi in radio, in televisione, dove se non sono iscritto SIAE non becco una lira mai, le cose che sono con licenza non commerciale vengono intermediate da SIAE. E ecco, questa è una possibilità che attualmente non c'è, che però potrebbe esserci presto, diciamo, presto per dire, in 2 o 3 anni, se tutto va bene. L'altra sfumatura di grigio, no, niente, l'altra sfumatura di grigio all'interno di un'altra sfumatura di grigio, quindi, ma in realtà è quello che fa Boom Stemra in Olanda, no? È già stato fatto, quindi, da un po' di anni, nella SIA olandese, diciamo. Prego. Io devo farti due domande. Una è praticamente, in pratica, come lo realizzo? Cioè, il sistema SIAE che fai una canzone, scrivi tutta la tua partitura, o almeno parte della tua partitura, devi non solo allegare a quello praticamente tutto il testo, e depositi e quindi spedisci. E questo è lievemente problematico, perché comunque ti richiede almeno 1 o 2 ore di lavoro per fare comunque un lavoro fatto bene. Il ragazzo invece molto creativo, che vuole tutelare la stessa opera in Creative Commons, come fa praticamente? Cioè, lui si mette con la chitarra, è creativissimo e crea un insieme di brani validi. Quei brani li vuole mandare in rete online su YouTube. Qual è il meccanismo? Poi, altro passaggio. Questa è la prima domanda. Seconda domanda. Poniamo che lo stesso ragazzo che ha messo quei brani online piaccia alla casa discografica X, che sente quei brani su YouTube. Essendo tutelati in Creative Commons, la casa praticamente che ascolta quei brani può direttamente, dato che la paternità ormai è riconosciuta al ragazzo, può direttamente commerciarli e farne un CD della stessa canzone? Allora, sì. Premessa per rispondere alla prima domanda, che è fondamentale. L'avevamo accennato prima, forse non sono stato abbastanza chiaro, perché abbiamo parlato di altro. È spesso un equivoco quello per cui le licenze Creative Commons siano forma di tutela. In realtà non è così, cioè il diritto d'autore viene tutelato automaticamente con la stessa creazione dell'opera. Quindi, nell'esempio che abbiamo fatto prima, entrambi gli autori, sia quello più professionale che fa che scrive la partitura e ha tutta la documentazione in cui si descrive la sua opera creativa, e sia il ragazzo che si fa semplicemente la registrazione così col computer, nel momento in cui quest'opera ha quei requisiti minimi di creatività, quelli, diciamo, il carattere creativo voluto dall'articolo 1 della legge sul diritto d'autore, automaticamente loro sono titolari dei loro diritti. L'applicazione della licenza attiene ad una fase successiva alla tutela, cioè uno ha creato l'opera, la legge prevede che automaticamente lui abbia tutti i diritti sulla sua opera, e poi gli si pone questo bivio: gestire i suoi diritti con un sistema tradizionale, per cui normalmente deleghi a dei soggetti che fanno il lavoro di gestione dei diritti per conto tuo. Se sei un autore di libri, nella maggior parte dei casi fai un contratto di edizione con un editore, il quale si piglia tutto il pacchetto dei diritti e alla fine dell'anno ti dà una percentuale, però diventa lui poi il gestore dei diritti. Se sei un musicista, nel modello classico tradizionale c'era l'iscrizione ad un ente di gestione collettiva, che per l'Italia è la SIAE, perché abbiamo solo quello e non ce ne può essere un altro, il quale si preoccupa di andare in giro nei locali, nelle balere, nelle radio, a verificare quando passa la tua canzone, e in teoria, grazie al meccanismo del bordereau, dovrebbe poi girarti quanto ti spetta. Sembra una postilla, però, sì, questa fase, perché uno degli step descritti, cioè effettivamente io
registro il pezzo nuovo del mio repertorio con SIAE, è una caratteristica che la gestione collettiva ingloba anche per poter poi monitorare e gestire questi diritti, cioè diciamo una sorta di registrazione dell'opera che non ha a che fare con l'acquisire il diritto. Cioè io autore il diritto ce l'ho anche prima di aggiungere il brano al mio repertorio. No, ce l'ho, nel senso giuro, giuringiurello, ce l'ho. Però, no, ma sono d'accordo, per quello che ho voluto intervenire, ce l'ho, però ce l'ho, ma è difficile provarlo. Allora, siccome il problema è provarlo, posso provarlo registrandolo con SIAE, possibilmente prima di eseguirlo in pubblico, prima che un altro. Quindi lì, diciamo, ho una sorta, è una prova, diciamo, di anteriorità. Il primo che l'ha registrato si presume che sia quello che l'ha fatto, no? E funziona così. Però posso provarlo andando dal notaio, mi costa di più e quindi non lo faccio. Posso provarlo perché ho un testimone, mio cugino che l'ha sentito che lo suonavo, però l'altro può avere un testimone finto che è suo cugino e ci mettiamo a spendere soldi per stabilire. Posso provarlo andando su un sito tipo Patamu che si menzionava prima, o Safe Creative, che sono l'equivalente online, anche gratuito per le versioni di base, della registrazione in un registro, diciamo, terzo, neutro, che magari nel caso di Safe Creative o di Patamu mi dà un hash code e dice alla data XY il tizio ha il tizio tal dei tali, identificato più o meno in maniera forte, magari solo con l'email di base, ha depositato un brano con questo hash. L'hash è una funzione che dice sicuramente mi è arrivato quel file. Finché tu ti tieni il file che gli hai mandato e loro si tengono l'hash, hai la prova che alla data X tu eri in possesso del brano. Questa prova è equivalente al fatto che alla data X hai registrato il brano con SIAE. Quindi lo step registro si può fare anche con qualsiasi strumento di gestione o senza strumenti di gestione, SIAE, Creative Commons o il brano per i cavoli miei, lo posso registrare anche gratuitamente con uno di questi siti. Per cui il livello di mi faccio una prova di averlo creato io è importante, ma si può ottenere anche a prescindere da SIAE e anche a prescindere da Creative Commons oggettivamente, anche se poi tutti questi siti, tra le opzioni che ti danno anche di associare una licenza Creative Commons all'opera, cioè già che la registri anche il fatto che alla tal data avevi una licenza Creative Commons. In più, per esempio, Safe Creative dà un servizio interessante a chi scarica l'opera alla tal data, che al giorno X, quando tu l'hai scaricata, l'opera era in Creative Commons, che non si sa mai che sparisca la traccia da online, l'autore neghi di averla rilasciata. Anche quella è una prova per chi riusa, che può essere a sua volta interessante. No, scusa la postilla, ma perché chi arriva questo step che non c'entra col diritto, però è importante. Esatto, c'entra molto, ma è un equivoco che gira spesso il fatto che se io non ho depositato l'opera alla SIAE non ho i diritti d'autore, no? Cioè questo nella credenza popolare arrivo. E invece in realtà la gestione SIAE attiene logicamente ad una fase leggermente successiva, cioè io acquisisco i diritti in automatico con la creazione, mi faccio una prova, ma la prova è una prova che io mi tengo per eventuali problemi futuri, cioè qualcuno che viene a fare il furbo e vuole dire che ciò che ho fatto io l'ha fatto lui, ma è solo un'ipotesi eventuale. Quindi io mi tengo questa prova nel cassetto, che può essere a volte anche un messaggio PEC. Io uso, perché mi dice vabbè, ma io questi sistemi, vabbè, hai la PEC, ok, mandati una PEC. La PEC mette una data certa sull'allegato, perché lo fa sponda su un pubblico certificatore che ti mette la data, quindi ti mette una data che è più certa di quella che ti mette Gmail o ti mette Libero, le normali mail. PEC, sì, non è molto pratico, perché quando fai 10 brani, 20 brani, mandarti le PEC, a questo punto ci sono le marche temporali che puoi associare con la firma digitale. Cioè ci sono tanti modi. Questo per dire che non è quello che fa nascere il diritto d'autore. Cioè il diritto d'autore nasce con l'atto della creazione. Queste sono solamente delle precauzioni che tu ti crei per eventuali problemi che possono nascere in futuro. Non sono così frequenti. Io scrivo libri, non è mai successo che qualcuno abbia voluto far passare qualcosa di mio per suo. A volte succede. Quindi è una precauzione più che ti fai. Poi ti trovi davanti a questo bivio, per cui puoi scegliere il modello classico di gestione dei diritti, che è quello che abbiamo descritto, e un modello alternativo che io chiamo di autogestione dei diritti, cioè applicare una licenza Creative Commons è una forma di autogestione. Perché? Perché è l'autore stesso che decide, ci sono 6 licenze, scegli quella che più si avvicina alle tue esigenze. Non solo il sito di Creative Commons ti aiuta a scegliere, perché ti fa delle domande, metti le risposte, la licenza che ti esce è quella che
si avvicina di più alle tue esigenze, l'applichi all'opera, da quel momento stai gestendo tu autonomamente i diritti sull'opera. Per questo che la SIAE non gradisce molto la gestione Creative Commons e non la fa, non concede agli autori suoi scritti. Perché? Perché effettivamente è una gestione che va in conflitto, perché se la autogestisci loro non hanno più l'esclusiva del controllo della gestione dei diritti. Ok, quindi questi sono i due. L'altra domanda, scusami, l'ho persa. La pratica in come l'altra domanda era quella dell'arriva una casa editrice. No, prima c'era quella. In pratica come fai? In pratica questo, vai sul sito di Creative Commons, segui risponde a una serie di domande e il sito ti dice già qual è. Due domande, esatto. Il sito ti dà tra le sei licenze la licenza che corrisponde alla risposta che tu hai dato e ti fornisce anche un codice HTML. Okay. Questo codice lo infili all'interno della pagina web o del sito, esatto, oppure se la vuoi pubblicare sotto forma di file MP3, ad esempio, c'è un sistema informatico che embedda questa informazione all'interno del file. Okay. Esatto, è una tag. E basta, da quel momento il tuo file gira con questa licenza. Se invece fai un CD o fai un libro, caspita, ce l'ho qua uno, uno dei miei libri, semplicemente un libro cartaceo, questo c'è anche come file, però un libro cartaceo, nel frontespizio, nel colophon, dove normalmente si mettono i credits degli autori, c'è citata la licenza Creative Commons con il link al testo ufficiale, basta, cioè tu devi mettere l'utente dell'opera nella condizione di poter leggere il testo della licenza, perché è il documento che effettivamente descrive la gestione dell'opera. L'altra domanda che era quella, se poi arriva una casa editrice, a me è successo, nel senso che metti fuori il libro con licenza Creative Commons e poi arriva uno e dice, caspita, interessante, ti faccio un contratto, però devi dire che stavi scherzando. Questa era l'ipotesi, cioè nel senso la casa editrice che dice, ok, però adesso noi ti mettiamo sotto contratto, tirala via la licenza Creative Commons. È la classica ipotesi, ma se poi ho successo, certo, le licenze Creative Commons sono facili adesso che io sono dei diritti, sei signore assoluto della gestione dei tuoi diritti, quindi puoi revocarla e cambiarla. Attenzione, la puoi revocare, però continuano a circolare opere, continuano a circolare copie dell'opera con sulla licenza, soprattutto se fai opere fisiche, cartacee o CD, cioè tutti coloro che hanno acquisito e hanno a casa la copia del libro con sulla licenza, tu non puoi entrare a casa loro e strappargli la pagina. Ovvio. Chiaro? Quindi, no, attenzione, perché essendo la licenza una licenza che permette la ridistribuzione, vuol dire che uno di qualunque di queste persone può prendere il libro, riscannerizzarlo e rimetterlo in circolazione. Quindi la scelta della licenza Creative Commons è una scelta abbastanza radicale, cioè se lo fai devi farlo in modo convinto. Perché puoi sempre revocare la licenza, ma sai che comunque le copie che erano circolate prima di quel momento continueranno a circolare legittimamente. Tu non potrai andare sui computer delle singole persone, dei singoli utenti o negli scaffali delle biblioteche a strappare la pagina. Certo. Ok, quindi continuerà a girare una versione vecchia del libro, puoi farne una nuova. Più è capire se questo editore, questa casa discografica effettivamente ha voglia di spendere soldi e investire su una cosa che è già circolata, perché questo è il problema di fondo poi nel mercato, no? Dico, vabbè, però è già uscito, piuttosto fammi un altro disco, piuttosto scrivimi un altro tot di canzoni. No, quello è un modello di business che può funzionare. C'era Francesco che forse voleva... Un commento brevissimo su questo, cioè spesso il modello è, anziché, diciamo, se ho un interesse a poter cogliere facilmente offerte da parte di editori di vario tipo, case discografiche, le licenze non commerciali spesso sono quelle che possono, diciamo, dare un colpo al cerchio e una alla botte, perché permettono la circolazione, per esempio sui social network, permettono la circolazione nelle reti peer-to-peer, però garantiscono all'editore che poi eventualmente faccia un contratto con me il fatto che nessun altro editore autonomamente potrà fare for profit la stessa cosa, per cui lì, diciamo, l'editore avrà sempre, tra virgolette, la concorrenza delle copie che circolano gratuitamente scambiandosele, ma non avrà la concorrenza di un altro editore, per cui se magari la versione base del libro era sì con i contenuti interessanti ma impaginata un po' a cavolo da me, l'editore che ci investe tot nel fare un'edizione professionale sa che non ci potrà essere un altro editore che fa
l'edizione professionale e la rivende, o ancora peggio, gli scannerizza la edizione professionale del primo e la vende a un prezzo più basso. Per cui questo, diciamo, modello banale però è quello di usare la licenza non commerciale per quei casi in cui voglio sì avere visibilità, ma voglio riservarmi poi di essere io a concedere, e posso farlo perché resto titolare dei diritti, a qualcuno di specifico che voglia per esempio pagarmi i diritti per sfruttare commercialmente l'opera. Il problema è risolto, era solo il problema della data certa che poi ha espresso egregiamente Simone, quindi chiusa la questione. Posso? Scusa, non porti lì il microfono, no, perché vai. Pare che sia meglio... Larsen. No, ecco, volevo semplicemente aggiungere o semplicemente fare un commento al volo per dire che effettivamente la questione dell'articolo 51 in generale del bordereau è uno dei casi in cui dimostra la necessità di maggior chiarezza nell'ambito del diritto d'autore, soprattutto perché giustamente hai detto, uno per teoria se ne può fregare, gli fanno il verbale, però poiché sappiamo che la normativa del diritto d'autore è piena di sanzioni anche penali, il rischio è la trasmissione degli atti anche in procura, non solo per la sanzione amministrativa, e lì scatta un ulteriore effetto perverso, che l'esercizio dell'azione penale provoca la comunicazione al questore e potrebbe provocare la chiusura dell'esercizio commerciale. Quindi io apprezzo tantissimo e anzi stimo enormemente coloro che corrono il rischio di fare attività, non dico di disobbedienza, ma semplicemente di logica normativa che ritiene che quella norma debba essere abrogata, anche se effettivamente non c'è molta chiarezza. Quindi sotto questo profilo, riconnettendomi a quello che hai detto tu, Creative Commons adesso ha più tempo libero, tra virgolette, perché le licenze sono state, ormai la 4.0 è stata portata in cantiere. E a questo punto, poiché anche a livello internazionale si è detto che le licenze sono più una patch ai problemi del diritto d'autore che un vero e proprio fix, non possiamo aumentare ulteriormente l'attività di lobbying che già Creative Commons fa per cercare effettivamente di incidere su questi argomenti del diritto d'autore, riproponendo non solo il discorso dell'articolo 5 che hai già, il cui percorso accidentato ha illustrato, ma anche iniziando a incidere anche su queste questioni, proprio magari utilizzando le energie che si sono liberate dal lavoro delle licenze per fare un'attività che incida anche sulle norme, o perlomeno in questo caso sulla interpretazione delle norme. Si tratta solo di dire se effettivamente sia stata abrogata o meno. Cosa ne pensate? Bene, abbiamo un volontario per questa attività, grazie Gianni Battista, e direi di chiuderla con un applauso al volontario e di ascoltare un po' di musica. Grazie a tutti.